Chilometro Rosso è una realtà che oggi aggrega sul territorio oltre 80 tra aziende e centri di ricerca, 2.500 persone che lavorano su questo territorio ogni giorno e una varietà di discipline e attività di ricerca e innovazione che mettono assieme il mondo della ricerca scientifica e il mondo delle imprese. Nasce su intuizione del presidente Bombassei, che oggi porta i suoi saluti e gli auguri per i 10 anni delle Reggiane. È sempre bello vedere un parco scientifico che festeggia i primi 10 anni, perché siamo dei posti che aggregano competenze, che attirano talenti, che trattengono talenti e che facilitano lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale innovativo. Le attività che si svolgono dentro il parco scientifico sono tipicamente quelle di creazione di relazioni. Relazioni che vanno attraverso sistemi culturali, sistemi organizzativi, mondi dedicati a fare ricerca scientifica come l'Università di Bergamo, l'Istituto Mario Negri, l'Istituto Italiano di Tecnologia o l'ENEA presenti sul nostro campus sono messi a contatto quotidianamente con realtà che invece si occupano di impresa. L'impresa prevalentemente manifatturiera nel nostro territorio attinge a quelle competenze e mette assieme le proprie competenze tecnologiche. Da noi si creano dei laboratori, si sviluppano nuovi processi, nuovi prodotti, si sperimentano anche nuovi modelli organizzativi, ma soprattutto ci si parla. Parlare con le persone negli oltre 200 eventi che si tengono al Chilometro Rosso ogni anno, circa 18.000 persone che frequentano questo campus per venire a parlarsi di tecnologie, di sistemi organizzativi, di nuovi modelli che guardano al futuro, sono la ricchezza che il campus esprime. Per un territorio che sulla presenza di un parco scientifico trae certamente grandi benefici, e questo succede ovunque un parco scientifico si installi, perché non siamo soltanto punto di attrazione per i talenti, si fanno anche molte attività formative, per intenderci. Questo è un territorio che ha bisogno di risorse qualificate e dentro il campus si riesce ad avere un ciclo di formazione che rilascia almeno 1.000 risorse l'anno formate che vengono assorbite al sistema produttivo. È uno dei tanti esempi con cui il campus possono contribuire allo sviluppo del territorio. Ma per ogni euro investito in un parco scientifico, ricerche di molte università ci raccontano che ne ricadono sul territorio almeno altri 4, a volte altri 7 euro. E anche le attività più semplici che stanno intorno ai parchi scientifici crescono di più. Questo modello, che è un modello di sviluppo territoriale, non può prescindere dall'essere collegato in rete. Oggi i parchi scientifici sono nodi di una rete nazionale e internazionale, ce ne sono diverse decine. Siamo tutti raccolti all'interno di associazioni che fanno un lavoro di collegamento. InnovApp per l'Italia, l'International Association of Science Parks, di cui mi onoro di avere la vicepresidenza, è un'organizzazione che collega sui 5 continenti oltre 300 parchi scientifici e favorisce lo scambio di esperienze. Ecco, lavorare in rete e lavorare insieme è il segreto del successo di queste nostre esperienze. Grazie.